Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo secondo episodio della Minecraft FTB. Allora, copper, gravel, copper ore, silver, lead e tutti questi bellissimi bestie, non so come definirli, li mettiamo a cuocere. Mi servono un po' più di fornaci magari, intanto iniziamo a fare. Il copper gravel si può cuocere? Sì, che mi dà? Vediamo. Se lo mi dovrebbe dare il copper, speriamo. Tanto mettiamo parecchio copper ingot, perfetto. Magari sono due mod diverse. Comunque non ho i suoni attivi. Vediamo. Sound, music off. Mettiamo i suoni un po' più alti. È caduto il microfono, scusate. Ecco. Bene, no, devo mettere meglio il microfono. Ok, ho fatto. Intanto qui si cuociono i miei bellissimi materiali. Sto laggando da panico, però è così, bisogna fare così. Mi serve della cobblestone. Mi sono trasferito, questa è una casa che ho fatto. Comunque devo ancora finire di trasferire tutti i materiali che farò, cosa che farò al più presto. Magari per il prossimo episodio avremo tutti i materiali pronti. Mettiamo qua la seconda fornace. Altro coso. E mettiamo a cuocere il tin, per esempio. Adesso faremo una cassa, qui la cassa con il cibo, poi faremo, ecco, intanto la mettiamo qui, poi faremo la cassa con tutti i vari materiali, minerali e roba varia. Tin, copper, adesso mettiamo qui l'altro copper, perfetto. Magari ne facciamo tre di casse, se forse è il caso. Tre fornaci, dicono, tre casse. Tanto il carbone alla fine ne abbiamo. Poi voglio portarvi a fare una piccola esplorazioncina. Ecco, la casa fa veramente schifo, lo so, non c'è bisogno che me lo dite voi. Però provvederò, diciamo, a migliorarla nel corso del tempo. Qui ci mettiamo a cuocere la lead. Ok, finiamo di cuocere il copper, ci mettiamo il silver. Che poi, ecco, vedete, sto sulla pagina della... della thermal expansion, perché bisogna fare adesso il primo macchinario. Se non ce la facciamo oggi, non so proprio se ce la faremo oggi. Ecco, 8 copper ingot, questo è un po' quanto, non so cosa ci faccio. Allora, mi avete intanto detto che se premo tipo spazio più tasto sinistro mi porta tutto l'inventario nel... mi svuota tutto l'inventario. È vero, sì, l'ho provato e funziona. Ho visto che c'è la microblocks, mettiamo a cuocere l'alluminio e la microblock, e ho provato a fare qualcosa ma non è venuto nulla di bello. Devo abbellire la casa, non so come farla sinceramente. Ecco, adesso volevo portarvi, intanto che finisce qui, dammi la pala, voglio andare a fare un po' di esplorazione da quest'altra parte, che c'è quel coso lì nero sulla mappa, non so, in basso, proprio in basso dritto a me, e non so cosa sia. Allora ho deciso di andare a vedere. Magari potrei anche morirci, chi lo sa, no? Non lo so, vediamo un po'. Tanto piccone ne ho, quindi se dovessi incontrare materiali tipo quello, li posso prendere. Qua sotto ce n'è altro. Ho diviso anche per mod, volevo fare la divisione per mod, poi non lo so come sarà meglio dividere le casse. Ho visto che l'altro episodio vi è piaciuto tantissimo e sono molto contento di questo, quindi continuerò giornalmente con la Minecraft Feed the Beast. Apatite, l'apatite l'ho sentita nominare, dovrebbe essere famosa anche l'apatite, quindi bene, ottimo. Dammela, dammi tutta l'apatite che hai. Ottimo, ottimo. Continuiamo a scavare anche carbone, che mi serve, il carbone è fondamentale. Perfetto, adesso ce ne usciamo e continuiamo diretti in questa direzione. Penso sia proprio sopra, in cima alla montagna. Questo è? Ah, questa era Ambra. Tipo Ambra, sì. Dai, Ambra, va bene. Da dove cavolo salgo? Da lì là. È più dolce la salita di là, più o meno. Eccolo, ecco, quel coso lì. Mi preparo con la spada, non so cosa possa incontrare sopra. Vediamo, eh. Questa che è? Obsidian, ossidiana. Che è? Ma che figata! La roba! Copper! Guardate quanto copper! Con la seed... Che roba è? Questa è un Sonic... Che roba è? Vediamo quanto mi dà. Che figo! Che cosa obiettivamente molto figa. Ditemi a cosa serve, perché non ho la più pallida idea. Altro copper, non so cosa sia. Floppy disk. Una sella e un questo. Ottimo, ottimo, ottimo.
Dammi questo, dammi anche la cassa, bravissimo. Obsidian Tie. Ovviamente non me la fa scavare con questo, no, mi servirà il piccone in diamante. Che cosa obiettivamente è abbastanza figa. Questo è di che mod è? The Towncraft. Va bene, va bene. Mi ritengo soddisfatto, diciamo, del mio bottino. Soprattutto perché ho trovato un casino di... Ahia. Un casino di copper. Ok, torniamo su dritti, eccolo qua. 13 pezzi di copper, che non sono pochi, obiettivamente, non è male. Non so a cosa serve appunto questo coso. Madonna, non ci vedo nulla. Magari che ne so, per la notte, tipo. Dà abbastanza armatura, però. Non so se magari serve per la notte, appena cadono le tenebre lo potremmo provare subito. Comunque, ecco, mettiamo a cuocere questo. Comunque, questo. Lo mettiamo qui, altro copper. Di tre mod di ho il copper di tre mod diverse. Wow, notevole. Questa patita la mettiamo qui. E qui prendiamo questo. Qui possiamo prendere l'alluminio. Ho altra roba da cuocere, no? Allora, qui mettiamo questo. Questo lo posiamo. L'alluminio lo mettiamo qua. Poi voglio provare anche questo. Questo lo posiamo. Posiamo anche questo. Posiamo un po' tutto, insomma. Bene, voglio provare questo, vediamo cosa c'è. A cosa cazzo serve? Non lo so. Extra utilities, magari ditemelo voi se sapete l'utilizzo di questo coso. A cosa può servire? Ok, questo che mi ha dato? Towncraft, or de... Va, ok. Penso che potremmo partire per una esplorazione. Ovvero andare in caverna. Mi porto un po' di cibo. Della cobblestone, questo lo leviamo, mettiamo questo cobblestone così. Cibo ne abbiamo, mi porto fuori anche un po' di legno, carbone e legno, che questo pure ce lo prendiamo. Prendiamo del carbone. Ah no, l'ho posato là tanto del carbone, giusto, infatti. Ne prendiamo, ecco così, un po' di stack, sì, qualche stick, ci facciamo qualche altra torcia. Portiamo via del legno, tanto ne abbiamo in abbondanza. Ho abbattuto diversi alberi. E ecco qua. Perfetto. Non penso oggi potremmo riusciremo a fare, insomma, il primo macchinario, ma sicuramente nel prossimo episodio ve lo porterò a far vedere. 51, 63. We are ready to go. Siamo pronti per andare a cercare una bella caverna da esplorare. E magari possibilmente non morire, perché non sarebbe proprio il massimo, ecco. Devo trasferire ancora altra roba, quindi finirò il trasferimento per il prossimo episodio e andremo subito a costruire qualche cosa di interessante, appunto i primi macchinari, il pulverizer e la roba, diciamo, per moltiplicare gli ore. Faremo questi primi macchinari, insomma. Capitemi che devo prenderci ancora la mano con queste mod. Cercare una caverna, non chiedo tanto. Ah, c'è una lì. Sì, quella che avevo visto prima, magari. Ah, qui c'è dell'alluminio. Alluminio. Ah, gravel di alluminio. Non avevo visto in tutto questo tempo che ho passato qua, non l'avevo vista grande. Ok, la mettiamo subito a cuocere, tanto dobbiamo ripassare per casa per andare là. In quella direzione. Ecco qua. Che l'alluminio pure ci servirà. Non volevo. Volevo aspettare un po' a cuocere gli ore. Ah, lì c'è una cosa interessante, ho visto, vediamo. Non so se sono presenti i dungeon tipo qua. Penso di sì. Eccola. Vabbè, possiamo entrare anche qui. Vediamo com'è la situazione. Poi decidiamo. C'è qualcosa. Ah, sì, qui me la ricordo. Uccidiamo. No, vabbè, non lo uccidiamo il pipistrello. Wow. Adesso dammi un po' di ferro. Che obiettivamente avrei voluto farmi molto volentieri, mori male, un'armatura d'inferno, ma non ho potuto farla. Critica, wow. Tolto uno. Altro. Che ha? Speed? Come la prendi la speed? Con questi, scommetto. Haste speed. Che figata, mi dà anche l'haste. Che cosa estremamente figa. E dai, quanti mob ci sono? Mori male. Mori! Che figata. Ok, lo rivoglio, haste e velocità. Che cosa bellissima. Questo che mi dai, questo che mi dai, mi dai, mi dai. Sature, che cavolo è? Ok, saturation. Non so cosa sia.
Ci sono troppi mob per i miei gusti. Mori, male, mori, 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 mori. Sature, non so cosa sia. Dammi, ecco, speed, haste, voglio questi. Questo sento uno scheletro, madonna, ragazzi, madonna, madonna. Quello che roba è, altro copper. Muori, male, muori, perfetto, è morto. Troppi mob, troppi fottutissimi mob. Non mi danno il tempo di prendere i minerali che vorrei, ecco. Questo rumore dà abbastanza fastidio. Non so che roba ho preso, però. Che roba è? Ok, ne ho tanta di quella. E ditemi magari qualche materiale che può essere utile per fare, diciamo, cioè oltre al ferro, se c'è qualche materiale più interessante per fare l'armatura o qualcos'altro. Comunque, questi li rompo, io me li prendo. Che sono delle geo. Ah, sì, ne ho diversi di questi. Comunque, provvederò a prendermeli, magari si possono craftare. Non lo so, me li metto a casa, sarebbe una figata. Ho l'haste, oh, che figata quel materiale. Ma l'ho già incontrato, è tipo dell'Arts Magica, giusto? Vediamo. No, della Towncraft. Bene, prendiamoci anche questo. La saturation, non so cosa sia. Ok, qui c'è solo gravel. Andiamo avanti, prendiamo dell'altro carbone perché mi servirà molto. Questo episodio lo dedichiamo soltanto al mining, poi ne farò un'altra sessione io off camera. E da domani iniziamo a costruire i materiali, un creeper! Bene. Sì, ma va bene, eh? Non dico che non vada bene. Wow, l'ho vista brutta col creeper. Comunque non mi ha fatto nemmeno troppo danno, però bisogna che davvero mi faccia un'armatura. Solo che immagino il ferro mi serva per i macchinari e quindi vorrei dare la precedenza a quelli più che l'armatura. Tanto magari mi scavo la LED, ok. Questa che roba è? Opal, l'opale. L'opale! Che figo, l'opale. Ok, andiamo avanti, ferro. Ah, quelli sono, ecco, quella tipo è la roba che mi dà un casino. Della. Guardate che. Ecco, ma io posso prendere tutta questa roba? No, ovviamente. Cioè, mi occupa un casino di inventario. E per poi cosa? Nulla, quindi. Cioè, se serve, magari ditemelo. Che la prendo, provvedo a prenderla. Però, se non serve, non mi ci spreco tutto quell'inventario per poi cosa? Cioè, quei pezzi di. Non so che. Insomma, preferisco prendere. Materiali che mi servono di più, che so come utilizzare anche. Comunque qui c'è del ferro. Si trova un casino di basalto. Questo è basalto, sì. Di basalto. Ok. 15, 15. Wow. Sono contento per 15 pezzi di ore. A new ore. Uranium, l'uranio. Figata. Donna, che figo. Mi sta piacendo tantissimo questa mod, ragazzi, non potete capire quanto. Ok. Sento uno scheletro, appena mi attacca lo uccidiamo. Che finché sono scheletri e zombie, alla fine è fattibile. Poi quando inizia a essere creeper, poi ne riparliamo, dice con i creeper. Però per il resto si può fare, è fattibile, dai. A parte il lag spaventoso, il lag spike incredibile, options video settings, short. Short, io la tengo short. Allora, mi avete detto di usare Fraps per registrare. Non ho avuto tempo di provarlo e sarà cosa che farò ovviamente nei prossimi giorni, oggi, se mi riesce bene. Il problema è che io non è che abbia. Oh, copper, ottimo. Io ho dei problemi anche quando gioco normalmente con questo pacchetto. Quindi non so se dipende dal programma che registro. Magari certo quello un po' lo appesantisce quando registro. Mi calano un po' i FPS, dico. Però. Non so che dirvi se è obiettivamente. Dov'è? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Ah, è di qua, è giù il bavoso. Sì, infatti è giù. Madonna, non posso neanche contrattaccare perché. Attenzione. Un creeper, un creeper, un creeper, via, via. Fuggi, fuggi, fuggiamo, fuggiamo. Fuggiamo. Ah, è notte, anche notte, perfetto. Io non ho portato il letto, grande, ottimo, fantastico. Sì, notevole, notevole. Adesso. Tanto il cibo ne ho. Un creepa, mi sa creepa, creepa, creepa.
Ottimo. Notevole, notevole. Anyway, ce ne andiamo a casa, ci proviamo? Anche se ci vorrà un po', oppure magari mi scavo una buchetta, provo a fare quel mining che vi facevo vedere, tipo così, a bestia, fino a che non è giorno, sperando di prenderci, magari non arrivare a, tipo, a passarle il giorno, e quindi, cioè, che passare tutto il giorno in miniera e poi, ecco un altro creeper, un altro creeper. Se non mi giravo, saltavo in aria con lui. Adesso muori. Male, bravissimo. Bravissimo, Creeper. Prova a tornare a casa, dai. Vediamo quanto sono. Non sono vicinissimo né troppo distante, comunque. Fuggiamo. Non è stata forse una grande idea. Forza, via. Mi tocca fuggire. Dai, dai, dai. Ok, sto andando nella direzione opposta. Ah, è lì casa mia. No, no, era abbastanza vicina, dai. Dai, ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio. Adesso voglio provare. L'unica cosa, c'è uno scheletro, muori male. Un creeper, un altro scheletro. Ah, muoio, aiuto. Rifugiamoci qua un attimo, 30 secondi. Tempo di recuperare la vita. Muori, perfetto. Non ho anche qui torce, quindi dovrò provvedere a metterle, magari. Oh, mi si è rotta anche la spada, ma che bellezza. Fresca bontà. Mi si è rotta la spada. E anyway, come cazzo faccio? No, 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 mi devo scavare un buco, rintanarmi, magari portare via il letto. Con che cosa combatto? Con un'accetta. Quanto ti tolgo? 5. No, dai, mi si è rotto anche il piccone, cioè anche l'accetta, incredibile. Tutto è contro di me. A dormire. Ti prego, fammi dormire. Dai, 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 dai. Ce la faccio? Sì! Grande. Bella battaglia. E abbiamo combattuto con onore. E abbiamo vinto. Lì c'è un creepa, un creepa. Mi ha dato del ferro, buono. Adesso mettiamo a cuocere. Ok, mettiamo a cuocere tutta la roba che ho trovato. Ovviamente il copper. No! Un creeper sopra un ragno? Ma che storia è questa di fare uno screen? Oh cazzo. Un creeper sopra un ragno? Ma che cosa è? Oh Cristo. Ok, dammi del ferro, dammi un altro lingotto di ferro, bravissimo. Perfetto, dai che non mi ha visto, dai che non mi ha visto, dammi. Mi serve una. Mi serve la spada, devo andare a combattere quel coso. Ok. Ho una paura incredibile. No, questo! Madonna, ragazzi. Dai, faccio i bottoni. Ok, dammi un altro, bravissimo. Sono. Sì, adesso se mi esplode dentro casa faccio i danni. Magari despawnano, non lo so. La crafting table, dammi, bravissima. Perfetto. Così. Così. Ok. Andiamo a caccia di creeper a cavallo di ragni. Probabilmente è despawnato, sì. Potrebbe essere despawnato. Ma che figata era? Cioè, figata, insomma. Obiettivamente non tanto, perché se mi esplodeva davvero, se mi vedeva e veniva verso di me, mi uccideva dentro casa, cioè mi esplodeva in casa. Sai che cosa divertente, sì? Praticamente devo rifare tutto per. Comunque, va bene, ce l'abbiamo fatta. Qui prendiamo il copper, ci mettiamo dentro l'uranio. L'uranio, si cuoce l'uranio? L'uranio? No, non si cuoce. Me pre. L'opale no, mettiamo il LED. Ci mettiamo questo. Ah, questo siro. La rulite. No, manco. Ma come? No, prima l'ho cotta. Vabbè. Per questo episodio è tutto. Io vi ringrazio per la visione. Vi ricordo di lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto. Da domani inizieremo a fare un bordello di macchinari. Non vedo l'ora perché sono veramente entusiasta. Io vi ricordo di lasciare un mi piace. Iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Condividete il video se volete realmente aiutarmi. Vi aspetto al prossimo episodio. Ciao a tutti, ragazzi.